Eccoci qua ragazzi in partenza, che paura, che paura, questa mattina alle 4.04, non vedo niente col telefono, tu sei 45 all'ora, porca troia. E niente ragazzi, quindi si riparte, si arriva a Ibiza come avrete visto dal titolo. E niente, ci vediamo dopo in aeroporto. Prima che mi schianto, viste le mie bellissime occhiaie da dormite da 3 ore e mezza. Dettagli, a dopo. Eccoci qua a bordo, pronti per partire. Ci hanno caricato, adesso ci portano a ucciderci. Morto. Eccoci qua, appena entrati in aeroporto. Dove sono? Ma dove devi andare adesso? Check-in di qua, da queste parti. Ah, dobbiamo guardare anche gate. Allora ragazzi, sono le... Che ore erano? È tardi, comunque dobbiamo fare il gate. L'abbiamo già fatto fortunatamente il check-in online. Siamo così. Ecco qua ragazzi, a settembre quando eravamo venuti avevamo fatto già una storiella qua, io ero vestito completamente in rosa da Troia e niente. Miam. Sì. Eccolo, eccolo. Azz, che bel pisellone. Che bello ragazzi. Siete gentilmente pregati di prestare attenzione ai segnali luminosi e alle istruzioni fornitevi dal personale di bordo, comprese le seguenti procedure di sicurezza. La scheda di sicurezza situata nella tasca del sedile di fronte a voi contiene informazioni importanti riguardanti le uscite di emergenza, maschere per ossigeno, giubbotti di salvataggio. Che abbiamo un tantino sbagliato destinazione, siamo nelle montagne. Che ne pensi? Che ne pensi? Abbiamo sbagliato destinazione. Sono io che destinazione ho sbagliato. Destinazione paradiso. Dai. Ragazzi, atterrate finalmente Ibiza. Sarà il momento del verdetto ora, perché deve succedere una cosa che non vi abbiamo raccontato. Bene ragazzi, è andata a buon fine, quindi ve lo possiamo dire, era un po' scaramantico, ma macchinina e vaffanculo ai taxi, perché vi spennano vivi. Perciò, 500, adesso non sappiamo solo dove andarla a ritirare, dettagli della vita, mi sto pisciando addosso, altri dettagli della vita, ma ce la faremo. In tutto ciò dobbiamo ancora vedere nel navigatore da impostare dove sarà il nostro hotel. Io morto. Cioè ragazzi, guidare qua secondo me sarà... Eccola qua. Oh, io morto. Ragazzi, siamo qui in macchina. Allora, però non ho capito come spostare gli specchietti. Ho sistemato tutto, tutto elettronico, tipo la 500 nuova, non c'ero mai salito. E niente, adesso stiamo cercando un attimo di impostare lì, collegare il telefono e tutto. No. No? Si è connesso. Ok. Allora ragazzi, noi siamo arrivati qua, se non erro siamo a Ibiza. Ibiza, non lo so, qualcosa del genere. San Antonio, non lo so, sì. Comunque, per il momento qua c'è questo, ma tanto noi ci sposteremo. E niente, siamo alla ricerca di un baretto per far colazione. Allora ragazzi, noi stiamo entrando in un Lidl a far colazione perché stavamo cercando un bar ma non l'abbiamo trovato. Comunque a me è venuto un quesito, nel senso che in Spagna lo spagnolo è simile all'italiano. Il cucarola? Quindi dicevo, lo spagnolo è simile all'italiano, quindi magari la gente lo capisce. Però
qua loro non sanno parlare in corsivo, quindi magari se parli in corsivo non lo capiscono. Credo. A mia volta. Ma cos'è? Tipo un arancino. Vabbè. No, sembra comunque veramente tipo un arancino. Perché ti fa ridere? Alla fine ci sono i ragù, i piselli, la carne in cibo scatola per gatto. Ragazzi, guardate che carino questo cappellino che ho trovato. Vi dico, è mezzo sminchio, io già ve lo dico che è mezzo sminchio. Però vabbè, un ricordino. Però ci sembra un po' tagliona, però. Allora, vedi di non farmi arrabbiare, perché sono Ibiza, due secondi arrivo lì che ti chiamo io, Tommy, dai. Allora. Attendiamo a chi? Alla Spagna che c'è il sole, signora! Signora! Ho fatto, lei come se la passa qua in Spagna? Come sta chi alla Spagna? Non mi rispondi! Cosa ci fa? Ma scusa! Cosa hai trovato? Cos'è questa roba? Cioè, mi devo fare pure io le cose. In che senso? Ma che cazzo è? Eccoci qua, ragazzi, siamo giunti in stanza, nella casa, nell'appartamento che abbiamo preso. Questa è la nostra stanzetta. Molto carina, piccolina, semplice, ma vabbè, non importa, per quello che dobbiamo fare. E niente, tra poco non so cosa faremo, io devo cagare e ci aggiorniamo più tardi. Che bella luce che c'è qua, vorrei filmare tipo qua i miei video. Ho visto un insetto! L'hai visto tu? Fermi più queste cose! Porca troia! Mi fa un culo, Ma l'hai visto tu? Stai zitto! Allora, ragazzi, siamo qui a San Antonio, se non erro, e ci siamo fermati a fare aperitif, però qua non sanno cos'è l'aperitif. E la Marta. Ciao. E niente. Comunque è bellissimo qua, vista mare. Aperitif portato. Minchia, aperitif. Ci brucerà il culo. Allora, regà. Voglio assaggiare un attimo. No. Come no? No, io sto morendo già. Oddio, brucia. Oh, porco. Il demonio. Raga, ho appena scattato qualche foto da qua e vi giuro che non è photoshoppata. Vi giuro che non è photoshoppata, esattamente. No. No, raga. È magnifico, è magnifico. Io sono già stato qui a Ibiza la scorsa volta, come avrete visto nel video vlog, a settembre. E a questo giro la stiamo visitando diversamente. La stiamo un po' più godendo, stiamo un po' più guardando i dettagli, guardare il tramonto, queste cose così.
L'unica cosa che posso dire è essere grato. Essere grato di tutto questo, essere grato di essere qua. E ragazzi, siate sempre grati di qualsiasi cosa, qualsiasi banalissima cosa. Cioè, io per fare un esempio stupido sembrerò pazzo, non so se qualcuno ci ha mai fatto caso, se magari sta guardando questo video e mi conosce. Io quando entro in palestra e mi alleno, mi guardo sempre attorno, guardo la palestra, la ammiro, la venero e dico sono grato di essere qua. Ma io proprio lo dico, cioè se qualcuno mi osserva e guarda le mie labbra, io dico proprio sono grato di essere qua. E essere grati è una maniera per comunque riconoscere alla vita tutto. E niente, mi prenderete un po' per pazza a fare questo esempio, Dio, questo mi voglio arrestare. Però siate sempre grati perché la vita vi cambierà tutto. Questo mi vuole investire. Allora, io raga vorrei farvi vedere le mie doti da parcheggiatorio. Cioè, le mie doti, a parte le strisce pedonali, ma vabbè, qui l'Italia domina. Top. Ragazzi, parcheggio ok, tutto ok. Ma poi livello genialità, non è che ti stai ricordando dove hai lasciato la macchina. No, tu prendi l'inizio a camminare in giro. Perciò, ora, fortunatamente, grazie a voi, grazie ai video vlog di YouTube. E quindi grazie anche al geolocalizzazione dell'iPhone, in base all'ultimo video so dove ho lasciato la macchina e possiamo ritrovarla. Top. Buongiornissimo ragazzi, sì, ve lo chiedo così questo vlog, in quanto ieri sera ci siamo un po' persi, abbiamo fatto una piccola seratina, quindi non era il caso di continuare in quelle condizioni. Detto ciò, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando lasciate un bel like, un commentino qua sotto, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per restare più aggiornati. E niente, fatemi sapere se anche voi siete mai stati da queste parti, cosa vi è piaciuto di più del posto o se vi piacerebbe venirci. E niente,